Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi a Belvedere la manifestazione è già programmata per chiedere sicurezza. Intanto la prefettura di Siracusa invece ha provveduto all'allontanamento del migrante che la scorsa settimana aveva creato scompiglio in paese. Accoglienza migranti e sicurezza a Belvedere, oggi una manifestazione nella frazione di Siracusa al centro degli ultimi fatti di cronaca che hanno visto la popolazione reagire alle intemperanze di un cittadino extracomunitario che da tempo spaventava il quartiere con atti di prevaricazione e disturbo della quiete pubblica. Il ragazzo, ospite della struttura Mater Dei, aveva prima, stando alle testimonianze, aggredito un cittadino dopo aver finto un malore per strada, poi schiamazzato in piazza, provocando una sorta di reazione da parte dei residenti. Nessun atto di razzismo, si difende la frazione, mentre il presidente del quartiere Enzo Pantano sottolinea che un problema c'è, ma è di sicurezza e ordine pubblico. Intanto la prefettura di Siracusa ha effettuato i suoi controlli e ha dichiarato che dopo gli approfondimenti del caso, il migrante protagonista della vicenda è stato trasferito in un altro centro d'accoglienza fuori regione e che nella frazione di Siracusa sono stati intensificati i servizi di prevenzione. Ancora a parlare di Siracusa Risorse, la partecipata dell'ex provincia regionale, interviene il sindacato, adesso basta scarica barile. Sulla situazione che coinvolge i lavoratori di Siracusa Risorse occorre fare chiarezza e squarciare il velo di silenzio che da troppo tempo rischia di attanagliare il futuro di 84 famiglie della partecipata. È quanto dichiara la Filcams e la CGL a valle degli incontri che si sono svolti sia col management di Siracusa Risorse e a suo tempo col commissario Arnone. Filcams che ha chiesto più volte che l'avvertenza assuma carattere confederale perché la posta in gioco è troppo alta e con essa il rischio di scatenare una guerra tra poveri su come utilizzare i dodicesimi dei 90 milioni di euro destinati alla regione a fronte del varo dell'esercizio provvisorio per il bilancio 2018. Il coinvolgimento del prefetto di Siracusa, delle deputazioni regionali, approfittando anche del momento elettorale e strategico per tentare quantomeno di condizionare il governo regionale a prevedere nel capitolo del bilancio della regione 2018 maggiori risorse per l'ex provincia di Siracusa. Continuare ad addossare la responsabilità di questa situazione drammatica sul prelievo forzoso operato allo Stato, come invocare il dissesto finanziario del libero consorzio comunale come panacea, senza però permettere in campo nessuna azione conseguenziale in termini di pressione, fa il gioco di chi vuole alimentare una guerra tra poveri e su come ripartire le esigue risorse economiche destinate al bilancio provvisorio della Regione Sicilia, magari prevedendo a tavolino la sopravvivenza di tanti a discapito di pochi. Per questo è l'intervento del segretario generale della Filcams CGL Siracusa, Stefano Gugliotta, da determina del commissario Floreno, che riduce il budget a Siracusa Risorse. Di contro il TAR condanna il libero consorzio a pagare 300.000 euro per non essersi nemmeno costituito in giudizio, è uno schiaffo ai lavoratori di Siracusa Risorse che grida vendetto. Questo è il motivo per cui la Filcams non esclude di mettere in campo ogni azione di protesta a tutela dei lavoratori. Pensionati e futuro, questa mattina il congresso UIL sui problemi del comparto tra i più deboli della società. Pensionati, questa mattina il congresso di categoria UIL, qualche passo avanti è stato fatto anche se il comparto di chi non lavora più resta tra quelli più a rischio per quanto riguarda welfare e futuro. Pensionati, sempre più bancomat delle famiglie in crisi economica. Congresso UIL pensionati, siamo la categoria che più ha bisogno di essere accompagnata dal sindacato. Ma sicuramente, anche perché questa categoria è destinata a diventare maggioranza nel paese tra pochi anni. Oggi noi affronteremo alcuni temi che sono quelli di sempre, perché i pensionati in questi 4 anni, tutto sommato, voglio dire, rispetto a quello che erano i trattamenti che subivamo, Bancomat, tutti i governi, siamo riusciti a fare un accordo importante col governo Renzi, 7 miliardi e 300 milioni di pensionati, abbiamo 14 mensilità per 3 milioni e mezzo di pensionati, poi no tax area, esenzione, tutta una serie di conquiste che abbiamo fatto e che
che comunque scalfiscono appena la legge Fornero, che la rigidità della legge Fornero. I pensionati spesso ci si scorda che sono stati cittadini e che continueranno ad essere anche dopo la pensione, forse la politica un po' se ne dimentica. Assolutamente sì, i pensionati di oggi sono quelli che hanno dato il contributo affinché questo paese possa dirsi democratico, che hanno dato il loro contributo lavorativo, alcuni hanno anche dato la propria vita per dare questo futuro a questo paese e oggi questa società se ne dimentica. Un operaio incensurato è stato ucciso questa mattina a Carlentini con 5 colpi di pistola. Era appena uscito da casa alle 6.35 di questa mattina quando è stato avvicinato da un killer che lo ha preso di mira uccidendolo a colpi di arma da fuoco. Si è spenta in pochi attimi la vita di un operaio carlentinese. La vittima, Salvatore Ragusa, di 32 anni, non ha avuto scampo. Era uscito appunto di casa dove vive da solo e non appena raggiunto Piazza Marchesa a Carlentini è stato freddato da un commando con 5 colpi di pistola calibro 6.35, tutti andati a bersaglio mentre un sesto colpo è stato fallito. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il cadavere dell'uomo riverso per terra. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini. Ragusa era separato dalla moglie con cui ha avuto 2 figli. Era incensurato e negli ultimi tempi aveva trovato un impiego in un agriturismo nelle campagne carlentinesi. Per risalire al movente gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della vittima. È probabile che l'omicidio sia maturato attorno alla sfera privata della vittima, dentro la quale stanno adesso indagando gli investigatori della Carabinieri, non soltanto di Carlentini ma anche della Compagnia di Augusta. Diversi interrogatori che i militari dell'arma stanno eseguendo in queste ore per avere un quadro completo rispetto alla personalità di Ragusa. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. I poliziotti sono intervenuti in via Giar per l'incendio di un motociclo, un Honda di proprietà di una donna, una 31enne, in via Caltanissetta, invece per l'incendio di una Ford Fiesta che appartiene ad un 41enne. Sul posto, vigili del fuoco sono in corso le indagini. Ancora la cronaca, i poliziotti hanno denunciato il responsabile di una rapina, la donna era stata picchiata e derubata del proprio telefonino. Aveva seguito una donna contro la quale ha poi sferrato un pugno per farsi consegnare il telefonino cellulare. Le immagini tratte dalle telecamere e dalla videosorveglianza hanno permesso ai poliziotti del commissariato di Augusta di individuare e denunciare il responsabile dell'insano gesto. La denuncia è scattata nei confronti di un 39enne, residente ad Augusta, ritenuto responsabile del reato di rapina commessa nella serata del 22 febbraio ai danni di una donna di 41 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'indagato, dopo aver spinto la vittima contro il muro e averle sferrato un pugno colpendola alle spalle, si è impossessato del telefonino cellulare. Le indagini avviate dai poliziotti, anche grazie al confronto e allo studio delle immagini di videosorveglianza della zona scenario della rapina, hanno permesso di individuare il responsabile del reato, il quale, accompagnato negli uffici di polizia, ha ammesso le proprie responsabilità consegnando il maltolto nascosto all'interno della propria abitazione. Sempre i poliziotti del commissariato megarese hanno denunciato un 32enne augustano per reato di porto abusivo di arma da taglio e tentato furto di un'autovettura commesso il 17 febbraio. Resort della Pillirina, in attesa dell'ultima parola del CGA, tra qualche mese si registrano intanto altri interventi. Vicenda Pillirina, dopo lo stop del CGA si resta in attesa dell'ultimo pronunciamento. Tra qualche mese gli ambientalisti festeggiano, la società che dovrebbe costruire il resort di lusso attende l'ultima parola. C'è chi sottolinea però quello che a suo dire sarebbe un'opportunità lavorativa a rischio. A proposito della vicenda della Pillirina, non capisco questo festeggiamento e esultazione da parte degli ambientalisti siracusani. È come se a Siracusa non avessimo problema di occupazione giovanile e non. E a mio avviso questo resort andrebbe costruito per creare più posti di lavoro. Dove erano quando si costruivano delle villette a 15 metri dal mare, nella zona di Fontane Bianche, nella zona dell'isola? Ora non sto qui a parlare del petrolchimico, della zona industriale, perché molti mi potrebbero dire: ah, io non c'ero. Però l'altra domanda è: gli ambientalisti siracusani dove erano anche quando è stato devastato dal punto di vista di
edilizia popolare Siracusa, quindi ci troviamo una Siracusa, una Mazzarrona, la zona della Mazzarrona invasa di edilizia popolare, a mio avviso la zona migliore dal punto di vista turistico che potrebbe offrire. Quindi non riesco a capire perché negli altri posti ad alto tasso di turistico riescono a fare delle cose e noi per forza, a prescindere, dobbiamo dire no a tutto. E quando l'importanza, secondo me l'importante di dire no è dire no quando c'è un'alternativa, ma quando non c'è un'alternativa no e basta, io non ci sto. Appaltato il servizio di igiene urbana a Pachino, se l'è aggiudicato la ditta d'asti di Catania. Concluso l'iter per la gestione dei rifiuti a Pachino, ad aggiudicarsi l'appalto con un ribasso dell'8% è stata la ditta d'asti con sede a Catania. Dopo anni di stallo, dichiarato il sindaco Roberto Bruno, inghippi burocratici, un braccio di ferro con la regione durato un anno e mezzo e uno scetticismo generale, ha finalmente prevalso la forza di volontà di questa amministrazione e posso annunciare appunto che si è conclusa la nuova gara d'appalto dei rifiuti con l'aggiudicazione all'impresa che gestirà per i prossimi 7 anni i servizi igiene urbana, con un nuovo e innovativo capitolato d'appalto che riporterà il servizio di spazzamento in città. Il nuovo appalto di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri di servizi appunto di igiene pubblica, avrà la durata appunto di 7 anni e un costo di quasi 20 milioni di euro. L'appalto riguarda e comprende l'esecuzione di tutti i servizi, dice l'assessore all'ecologia Andrea Nicastro, forniture, attività e prestazioni specificati con ogni onere relativo al personale tecnico amministrativo ed operativo, alle forniture e impiego di materiale, attrezzature, mezzi d'opera e alla loro gestione, ma anche alla gestione della logistica e degli impianti inerenti alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani assimilati, compresa assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione del servizio. I 3 punti di forza, secondo l'assessore dell'appalto, saranno l'installazione di 2 isole ecologiche attrezzate e informatizzate, mezzi a doppia vasca per incrementare la raccolta differenziata e impiego ordinario delle spazzatrici per tenere pulita la città e il territorio. Adesso lo sport. Il Siracusa batte il Monopoli e quindi resiste al 4º posto della classifica. Al Nicola De Simone, di fronte Siracusa e Monopoli, un match che vale il 4º posto in classifica attualmente. Nonostante, ripeto, 48 ore di pioggia praticamente ininterrotta, adesso non piove, è cominciato il match. Subito si cerca una sorpresa in casa azzurra che non riesce, il pallone tra le mani di Bardini. Il traversone, l'uscita con i pugni di Bardini, poi palla che rimane in area di rigore, il possibilità per Altobelli, un tiro così così. Bardini raccoglie al volo, parte Mancino, la finta, ecco Liotti, il tiro, la palla che sorvola di un niente la traversa. Verso Bernardo, poi Mancino, il tiro al volo, la parata, Bernardo non ci arriva, libera la difesa con Ferrara. Il traversone, l'anticipo di Altobelli, la palla è ancora là, ancora un traversone, colpo di testa, la palla alta. Liotti per De Silvestro, ancora Liotti, il traversone, salta e Bernardo a portare in vantaggio il Siracusa con l'anticipo su Bardini. Il traversone di Liotti, palla con un paio di deviazioni e finisce in gol. Attenzione però, c'è la bandierina alzata, vediamo se è stato un tocco di mano, quale sarà la decisione. Capitano Spinelli chiede spiegazioni e gol! Incredibile, alla fine gol! Si sono consultati, questo perché si sono consultati l'arbitro e l'assistente e alla fine l'arbitro ha convalidato il gol. Mancino di tacco, prova poi il tiro Spinelli. Bernardo per De Silvestro che cerca la porta, sfiora il palo. Elio De Silvestro. E Dudu che può partire sulla fascia, il tackle di Liotti che però praticamente consente di andare avanti là, il palo clamoroso del Monopoli. Era tutto regolare, poi da fare.
Mazzocchi, poi il lancio per Mancino, la posizione è regolare, Mancino avanza, mette al centro, arriva Parisi e c'è il terzo gol del Siracusa con Dino Parisi. Sul filo dell'out è partito Mancino, ha messo un pallone delizioso al... Intanto tutto pronto, parte il traversone sul secondo palo, il colpo di testa, palla che finisce alta, si dispera il giocatore del Monopoli, subito intercettato poi Spinelli per Mangiacasala al limite dell'area, ancora Bernardo, palla che finisce sull'esterno con una deviazione. Toscano tocca il primo pallone per servire Daffara, avanza Daffara, vuole il tiro, che parte la parata di Bardini sulla staffilata da 30 metri di Daffara. Pronta la battuta, pallone in area di rigore sul secondo palo, Daffara allontana, Dudu ancora può alimentare, ottimo il lavoro, il tiro, la parata di Tomei, chiamato praticamente al primo intervento, si fa trovare prontissimo Tomei, l'arbitro controlla l'orologio e arriva il fischio finale, il Siracusa torna a vincere, il Monopoli si ferma dopo 6 risultati utili consecutivi. Bene, con questo è tutto, il telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. L'appuntamento tra poco però per parlare di elezioni politiche con Informare, condotto da Francesco Nania, ospiti 3 candidati al Senato della Repubblica. È tutto, vi saluto.